1755. Venezia, regina dei mari, signora del Settecento, è giunta al tramonto della sua storia millenaria. L'idea di fare un musical su Casanova era nata, credo, 12 anni fa. Fra gli specchi liquidi dei canali e i sipari in velluto dei teatri, la vita sorride di giorno e si infiamma di notte. Mi ero fermato a 2-3 canzoni perché non si sbloccava la storia. Proprio qui è appena tornato da Vienna il figlio più ribelle e romantico della Serenissima, Giacomo Casanova. Poi 3 anni fa ho letto il libro di Matteo Strucul, Casanova, la sonata dei cuori infranti, e lì mi si è aperto un mondo, perché essendo un romanzo storico, dove gli mancavano degli elementi probabilmente li ha costruiti, li ha inventati, e quindi è nata una perfetta sceneggiatura per questo lavoro che io ho scritto. C'è dentro tutto, c'è l'amore, l'amicizia, il sesso, l'intrigo politico, ha queste tinte forti, queste tinte scure che poi io ho cercato di vestire con la mia musica. Alcune sono delle ballate dolcissime, altre sono dei brani con una grande epicità, proprio perché devono raccontare un'epoca in cui veramente Venezia insegnava al mondo l'arte e la bellezza. È un grande giorno.